Bentornati, nuova puntata di SOS Arezzo TV. Questa sera siamo in viaggio. Guardate che bella strada. Quante volte vi sarete trovati a percorrerla? Avete già capito dove siamo, avete visto l'uscita al Beroro. Guardate in che condizioni è. Questo è uno dei tratti di strada che doveva comporre la famosa Due Mari, che doveva poi portare al collegamento tra Rigomagno e l'uscita Lucignano Monte San Savino, e questo è il tratto che è rimasto e che rimarrà tale quale, perché come sapete è saltato da tempo l'ipotesi comunque di utilizzare questo tratto di strada per arrivare alla Due Mari. Quindi è rimasto questo tratto comunque comodo percorso per chi dalla Val di Chiana, da Lucignano Monte San Savino, le uscite di Alberoro Montagnano più al top, vuole arrivare ad Arezzo, ma da diverso tempo la strada è ridotta piuttosto male. In alcuni tratti è migliorata, ma guardate come dimostra questo video che ci è arrivato, guardate in che condizioni si trova questa strada. Ci sono delle buche continue, si fa fatica in certi momenti, no? Vedete come salta l'auto a tenerla. Eccola qua, questo è un altro tratto ancora, continua strada dissestata, ci sono anche dei lavori in corso, anche se poi non c'è nessuno al lavoro, come possiamo vedere. Adesso vedrete, guardate come l'auto salta, sembra di essere una giostra impazzita. Eccola qua, com'è ridotta. Si parla molto di strade in questo periodo, dopo che l'area di servizio, l'area di sosta, anzi, è fanata la strada nell'area di sosta delle 45 tra i due svincoli di Piave Santo Stefano. Purtroppo la manutenzione lascia a desiderare, la strada è ridotta davvero male, questa superstrada, buche su buche, vedete? Ecco qua, poi qui tra l'altro nella corsia di sorpasso, ed è veramente complicato, se uno tiene anche qualcosa in mano, a tenere l'equilibrio. Comunque sia, la strada è ridotta davvero davvero male. Questo è un tratto di strada chiaramente di competenza ANAS, però sono tanti anni che, al di là di alcune asfaltature in alcuni tratti, però ce ne sono degli altri totalmente dissestati. Qui siamo all'uscita al Beroro, questo è un tratto diciamo tra i peggiori, perché poi all'inizio, entrando a Lucignano, all'uscita di Lucignano, il tratto iniziale è tenuto abbastanza bene. Qui nel tratto centrale invece abbiamo visto che cominciano i problemi, vedete che ci sono dei punti dissestati qua e là, alcuni sono stati rattoppati, però certamente non basta, e dunque servirebbe una manutenzione decisamente più approfondita rispetto a quella che è la situazione iniziale, la situazione iniziale che vediamo adesso. Qui siamo all'uscita Tegoleto, qui la strada sembra andare un po' meglio, sembra essere tenuta un po' meglio qui la superstrada, anche se poi adesso inizierà un altro tratto più complicato. Qui diciamo si viaggia abbastanza bene, il problema è che proseguendo, poi andando verso Piavaltoppo, di nuovo qualche buca e qualche punto veramente malandato. Qui c'è l'area di servizio prima di Piavaltoppo. Qui siamo in un altro tratto, guardate qui com'è ridotta male. Qui è ridotta veramente, è il punto peggiore, sicuramente il punto peggiore. Il nostro telespettatore ha acceso anche la radio qui probabilmente per non sentire l'impatto delle buche. Ecco, vedete una buca che ha fatto perdere l'equilibrio al nostro telespettatore che stava facendo il video, cosa che non si dovrebbe fare, no? Perché ovviamente il codice della strada lo vieta, però qui ci ha voluto documentare la condizione disastrata di questo tratto di superstrada che conduce all'uscita, che poi siamo lì a San Zeno, e questo è un tratto, insomma, abbiamo visto molto molto malandato, ma la situazione rimane pressoché uguale. Ecco, man mano che la carreggiata si stringe, perché siamo arrivati alla fine di questo pezzetto di superstrada che rimarrà incompiuto. Ecco, qui ci fa vedere il telespettatore anche questi cantieri abbandonati che costeggiano la superstrada.
progetti lasciati completamente abbandonati ormai da anni, questo relitto incompiuto ad aggiungere degrado a questa superstrada. E allora, che dire, vi abbiamo voluto documentare la condizione precaria di questa superstrada, che continua anche qui, guardate, ecco qua, altre buche dissesti. Ci vediamo domani.